sono felice e onorato di essere qui questa mattina per salutare la nascita di una nuova creatura, così io chiamo la nascita del Fiore. Spesso confrontandomi con altri paesi a nord di Napoli, lamentavo proprio con la violenza della stampa e così di giornali locali di Casoglia. Un esempio emblematico è a Ragusa. Io quando mi sono confrontato con gli amici di Ragusa, vedevo questa nascita di giornali locali rispetto al paese enorme, cioè c'era un pluralismo di informazione, c'era veramente un dibattito democratico all'interno della città. Questa stamattina, se mi permettete, come di scuola e come amico stante in sala e nella redazione, saluto con entusiasmo questa nuova iniziativa, perché è una voce che si va da giungere ad altre voci, perché è connessa un dibattito democratico più serrato a più giovani. Ed è questo che volevamo nella nostra vita, caro direttore. Io ti faccio i migliori auguri, la massima disponibilità, ecco, anche nel mondo della scuola. Nel mondo della scuola che, ahimè, dobbiamo sottolineare, è partita la lettura del quotidiano all'interno delle classi ed è stato un fatto veramente spiacevole, perché abituare gli alunni, abituare i primi cittadini a commentare, ad essere informati all'interno di una classe, significa preparare un cittadino meglio non domani, nel prossimo domani. Ed io vorrei anche, ecco, ci sono diversi colleghi in sala, ecco, anche se non abbiamo più, ecco, il quotidiano in classe, ecco, però abbiamo la fortuna di avere, ecco, vari giornali locali. Sarebbe bello dedicare una mezz'oretta all'interno delle classi, ecco, al commento e all'interno del commento di questi articoli di giornali locali, vivere anche la vita della città, essere più puntualmente informati. Questo è un aspetto che faccio alla sensibilità di vivo degli docenti, perché non significa perdere, anzi significa, ripeto, arricchire, ecco, la mente e il cuore, i sentimenti dei nostri giovani. Caro direttore, che cosa, oltre agli auguri di drammatica che si fanno, e anche alla capo redattrice, date più spazio, lo avete già detto. E vedo, io facevo una battuta con l'editore, avete messo la fotografia di tutti i collaboratori del giornale, ci avete messo la faccia. Speriamo che sia una faccia pulita questa, e speriamo di difendere questa faccia pulita di questi nostri giovani giornalisti, ecco, perché il giornale è una cosa delicata. Una volta, tra virgolette, tutto quello che è fatto potente. Quindi la stampa è una cosa delicatissima. Ecco, non mi permetto, ecco, data l'età, di dire andate sui posti, sui luoghi, andate a verificare le notizie, perché molte volte si scrive dietro la scrivania. E spesso si prendono delle cartonate e spesso, ecco, non va bene questo, perché si ha una disinformazione dei fatti che succedono all'interno della città. Quindi il vostro giornale, io auguro al vostro giornale lunga vita, auguro al vostro giornale, ecco, di incidere insieme agli altri ancora più profondamente, di partecipare ancora più